C'erano, è come se ci fossero tre corsie diverse. C'è una corsia privilegiata, era quella degli avvocati, dei difensori, dei consulenti della difesa, che erano i padroni di casa. C'erano i difensori, un imputato di concorso esterno all'associazione mafiosa, erano praticamente i padroni di casa. Poi c'erano i giudici che bisognava, diciamo, addolcire, quindi furono accolti in una sala, diciamo, lussuosa, con caffè e pasticcini, niente di eccezionale, però caffè e pasticcini. E poi i pubblici ministeri assistiti dagli uomini dei servizi, diciamo, del cerimoniale, di Palazzo Chigi, che siamo stati accompagnati direttamente nella sala dove il Presidente quasi usualmente incontra le parti sociali. Diciamo che questo è stato in qualche modo evocativo. Dopodiché, visto, diciamo, per chi non ha letto un libro, per chiudere, quando si è finito tutto, per ragioni di sicurezza, è stato detto dai soliti uomini del cerimoniale di Palazzo Chigi che per ragioni di sicurezza era meglio che noi uscissimo dalla porta, diciamo, posteriore, dove noi siamo stati accompagnati, peraltro da poliziotti di scorta che abbiamo visto, credo, almeno per quello che riguarda, una volta e mai più, quindi chissà da dove sono stati presi i poliziotti di scorta, perché l'occasione potrebbe trovare un parlare tra di noi macchine, in loro presenza. Dopodiché, mentre poi la sera, vedendo i tre giornali, abbiamo avuto modo di vedere che invece i difensori, giustamente, che non avevano problemi di sicurezza, sono usciti dalla porta principale, dove casualmente si trovavano tutti i giornalisti, le telecamere e così via, nota che hanno potuto rilasciare la loro dichiarazione, diciamo, quindi i giornali e la stampa potuto avere una versione unilaterale di come era andata l'udienza. L'onorevole Ghedini ha spiegato che il Presidente del Consiglio ha chiarito tutto, ce l'aveva chiarito, insomma, era stato un disegno.